Ci troviamo all'interno dell'Emporio Solidale di Camilla. Questo emporio rappresenta il primo step per del progetto, la realizzazione di uno spazio fisico all'interno del quale possiamo venire a fare i nostri acquisti e organizzare anche eventi che fanno riferimento ai valori che hanno reso possibile la creazione di questa cooperativa. Dopo aver trovato questo spazio abbiamo iniziato a valutare come modificarlo, quindi abbiamo chiesto a un architetto vicino al progetto di farci qualche proposta e dopodiché sono partiti i lavori di ristrutturazione, perché abbiamo dovuto modificare un po' l'assetto della planimetria, e poi abbiamo chiamato i soci e abbiamo iniziato a lavorare insieme organizzandoci in squadre, e abbiamo biancato, pulito, smontato mobili, smontato queste scansie nel posto dove c'erano prima, siamo andati a prenderle, le abbiamo rimontate qua, le abbiamo pulite, quindi tutti quei lavori che hanno reso possibile creare questo spazio così come lo vedete adesso. Questo spazio, oltre a essere un emporio, è anche un luogo di aggregazione dei soci, e quindi ci sono previste una serie di attività che renderanno questo possibile. Quindi da appunto presentazioni di nuovi prodotti, presentazioni di produttori, a presentazioni di libri, presentazioni di progetti cinematografici che ruotano intorno ai temi principali, quindi al cibo, alla produzione, alla trasformazione, al rispetto del lavoro connesso alla produzione, i temi fondamentali che sono la base del progetto, insomma. In questo modo cercheremo di creare quegli spazi che rendono possibile una socializzazione diversa e rispetto ad altri luoghi di puro consumo. Quindi se siete interessati a questo progetto potete venirci a trovare, noi siamo a Bologna in via Casciarolo 8B, e basta entrare e conoscerci. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.